ringraziamo. Dunque, questa conferenza stampa l'abbiamo organizzata insieme al capogruppo, però in questi giorni è impegnatissimo, se arriverà poi ci dirà qualcosa anche lui. Alla mia destra c'è il consigliere Daniele Ozzimo, che è della commissione diciamo, servizi sociali del comune di Roma e segue le vicende degli immigrati e quant'altro. Alla mia sinistra c'è Khalid, che è della rete dei nuovi italiani del Partito Democratico, e a seguire Masini, che collega che segue, ha seguito anche con i nostri parlamentari questa problematica. Dunque, vi abbiamo dato il testo di questa proposta di delibera che depositiamo in Consiglio Comunale sperando che possa essere discussa. Questa proposta di delibera raccoglie l'appello forte che ha fatto il Presidente della Repubblica alcune settimane or sono, in cui ha invitato il Parlamento a sanare questo diciamo, atto di inciviltà che c'è in Italia nei confronti dei bambini, figli di stranieri che vivono e lavorano in Italia, nati in Italia. Ora, naturalmente il Comune di Roma, malgrado speriamo che ci diano qualche potere in più con Roma Capitale, però non ci daranno il potere di dare la cittadinanza italiana. Però crediamo che la capitale d'Italia possa lanciare un segnale simbolico, ma di valore politico, morale, nei confronti di tutti questi nostri piccoli ospiti nel nostro paese che parlano romano, che parlano italiano, più romano di me o di noi, e che gli viene negata dall'attuale legge la cittadinanza, salvo farne richiesta dai 18 ai 19 anni. Sono accaduti dei fatti incresciosi per cui qualcuno che si è allontanato magari andando a trovare i nonni in Uganda o in qualche altro paese è passato quell'anno e non ha potuto più richiedere la cittadinanza. Quindi la comunità europea ha fatto una direttiva che l'Italia non ha ancora recepito, oramai nel 97 se non vado errato, nella quale invitava tutti gli stati membri di favorire in ogni modo il riconoscimento della cittadinanza a chi nasce nel proprio territorio di nazionalità. Quindi noi ci dobbiamo muovere, siamo in Europa, in modo lungimirante, anzi essere all'avanguardia. La nostra Costituzione riconosce diritti e parità al di là del colore della pelle, della lingua, eccetera. Quindi è veramente un'anomalia che noi manteniamo questa discriminazione avendo una legge alle spalle che non favorisce la cittadinanza, ma fa in tutti i modi per renderla difficile. Ci sarebbe un lungo elenco di casi che ciascuno di voi avrà avuto nella propria vita di tutti i giorni, di persone che sono diciamo, penalizzate nella loro integrazione italiana. Ecco qua il punto fondamentale. Ma come pensiamo di integrare questi cittadini se li priviamo del minimo elemento della cittadinanza? Ricordiamoci che il nostro paese è a crescita zero, che noi abbiamo cittadini stranieri in moltissime delle nostre case, mi riferisco alle badanti per citare un fatto diciamo, che tutti conosciamo. Quindi questi cittadini devono far parte integrante del nostro paese. Ora, noi abbiamo, anziché la cittadinanza onoraria, che è un altro istituto che va riservato ad altre figure e occasioni, abbiamo diciamo, ripreso dall'antico diritto romano, e il diritto romano sapete che è stato il cardine del diritto quasi in tutto il mondo, e tant'è che queste leggi romane hanno fatto la grandezza di quell'impero, a prescindere se è d'accordo sull'operato di quell'impero, però sicuramente il fatto di integrare altri cittadini di altre nazionalità dandogli pari diritti e doveri è un'operazione di civiltà ma anche di crescita di uno Stato. Quindi da Roma Capitale noi vogliamo lanciare a tutto il Paese e ci auguriamo che questa giunta possa questa amministrazione ci consenta di discutere al più presto questa delibera, e il Comune di Roma, in base alla nostra proposta, dovrebbe conferire il riconoscimento di plenus ius, come dicevano i romani, di una cittadinanza romana a tutti i figli degli stranieri nati a Roma, in questo caso, naturalmente che ne faccio richiesta perché non possiamo imporglielo, che
lavorano a Roma, i genitori sono a Roma, e che può essere un segnale positivo. Ecco, noi ci auguriamo che sia oggetto se non altro di dibattito, non so, verificheremo diciamo, il dibattito in aula. Noi vorremmo che fosse una decisione bipartisan, perché non impegna, salvo che lancia un segnale forte, ripeto, oramai gli stranieri a Roma sono l'8% della popolazione, stiamo parlando di una necessità di integrazione molto forte che riguarda anche la sicurezza della nostra città. Non dimentichiamoci che laddove noi abbandoniamo le persone e non ce ne prendiamo cura, persone che vivono e lavorano nella nostra città, creiamo persone diciamo emarginate, che quindi possono far crescere e essere poi protagoniste anche di fatti di insicurezza. È anche un grande messaggio culturale, quindi questo era l'oggetto della nostra diciamo, conferenza stampa. Mi viene in mente, volevo dirvi anche una grandissima contraddizione che ho vissuto anch'io col mio paese. Cioè, noi abbiamo fatto una legge per dare la cittadinanza e il diritto di voto a persone in base allo ius sanguinis che vivono in altri stati e che questo paese proprio sono completamente estranei, e gli abbiamo dato il diritto di incidere nella formazione del nostro governo. Bravo. E poi a quelle persone che nascono nel nostro paese, fanno parte, pagano le tasse nel nostro paese, non gli diamo questo diritto di cittadinanza. Quindi c'è qualcosa, ha detto bene Napolitano, che dobbiamo metterci mano al più presto.